Ehi, buttaglielo fuori, chi sta ruzzo? Ma che fai, signorina, ma che fai? Ma vabbè, sono ancora le 22:50, altrimenti ti eri beccata un bel insulto. Vado a boh, ecco fuori. Anzu, fatti. Vediamo come si presenta. È sbissi bella costosa, siamo sui 300.000 coins. Prego. Direttamente da Marighianella. Anzu Fati si presenta in scivolata, tra l'altro, ma questo è Vinicius. Si presenta Vinicius con un calzettone in Goppo Ronucchi, la scarpa della marca rigorosamente sbagliata. Una maglia orribile che solo Gianchi poteva proporci. Ma non partiamo col piede giusto. Ma io non si muove su PSC. Ma proprio non si muove. Beh, gran finalizzatore, devo dire. Provaci. Provaci. No, no. Provaci. Ma perché? Perché non entra? Attenzione. No, Anzu. Vai, Anzu. Curranzu! Sì, cur! No! Me l'ha sbilanciato. Già, ma che fa quel Bentancur? Maronna, ce l'ha quelle animazioni strane quel Bentancur, ma perché? Aiuki, lo Bentancur spessissimo gli si stacca la palla dai piedi, ma non capisco che problemi abbia. Sprint boost! E tira, sì. Si sprint boosta. Vai Anzu, vai. Sì, sulla fascia velocità ha visto, insomma. Fatti vedere, Anzu fa, fatti vedere. Boh. Clinical finisher. Dai, fatti vedere, fatti vedere. Grosso stop qui. Diciamo che la potenza tiro pure se sente che non è delle migliori. Devi segnare. Attenzione, Ansu Fati dice sono io il vostro Rashford. Segna però, segna. Boom. Olly, ma non è un esterno, non è un attaccante, sei tu che lo usi nella posizione sbagliata. Da signà! Gianchi l'ha pagato 300.000 crediti, da signà sto fracito. C'ha 90 e passa di finalizzazione. Ma è un esterno, eh? Non me ne frega. Deve segnare. Brava, Anzu! Anzu Fati alla sua ultima partita. No. Anzu Fa, devi segnare, dai, è la tua ultima chance. Sprint boost. Sprint boost. Dritto per dritto. Attenzione, Anzu Fati dice sono io il vostro Mbappé. Niente. Non so se. Attenzione, lo sprint boost finalmente di Anzu Fati che va via a campo aperto. Non sembra neanche lui. E la non può sbagliare da lì. Kist per prendere velocità con gli sprint boost deve stare assolutamente solo. Se c'ha qualunque avversario vicino che lo sfiora, che lo rallenta in qualche modo, non corre. Maronna, che filtrante epico!
Boom. A dir poco triggerà il bro. Boom. E manco con verde, Sini. Allora, quindi recap di questo Anzufati provato grazie a Junkie Scuola Foot Universe. Come al solito lo abbiamo testato su Old Gen e su Next Gen. Cercherò di descrivervelo al meglio. È una SBC che non costa poco, costa sui 300.000 crediti più o meno. Quindi cercate di non essere precipitosi nello sbloccarlo. Non ragionate in maniera errata dicendo ma io ho i non scambiabili, lo pago 30k. No, tu ci stai buttando carte per un valore di 300k, ok? Quindi non è che lo paghi. Allora, partiamo da Next Gen. Per me questo giocatore è assolutamente inutile su Next Gen, oltre a costare uno sproposito. Andiamo a vedere perché. Lati positivi: l'ho utilizzato attaccante su Next Gen per cercare di vedere la finalizzazione, per fargli toccare più palloni possibili. A finalizzare onesto, ha finalizzato bene, mi aspettavo peggio, ma su Next Gen mi ha finalizzato bene. Il problema di Next Gen è che, per come è fatto il gioco, giocatori del genere o ci dribbli tenendo premuto R1, quindi fanno quei micro movimenti sguscianti, ma se già vuoi girarti rapidamente da un lato all'altro, anche se hanno 94 di agilità, 87 di equilibrio come in questo caso, non sono rapidissimi nel girarsi. Quindi si riscontra un'agilità average come tutti gli altri giocatori su Next Gen, ma soprattutto non si può avere il vantaggio di quell'accelerazione e di quella velocità scatto, perché è un giocatore che non prende velocità né in accelerazione né a campo aperto su Next Gen, perché non è lengthy e combinable. Quindi vi ritrovate un giocatore che sì, ha una buona finalizzazione, ma a livello di passaggi sta abbastanza a pezzi. Quindi non è che dici ok, lo metto COC, COS, COD e gli faccio creare gioco. No, non è un COC. Esterno su Next Gen, come vi dicevo, non va via in velocità. Non si può sprint boostare, perché tecnicamente non c'è se sprint boosta su Next Gen, se non con i doppi passi oppure a campo aperto, ma lui non prende metri. E poi è leggerissimo. Quindi appena vi trovate un walker, un chiunque, ve lo fa volare, ve lo recupera in un attimo e ve lo sposta. Attaccante mai nella vita, perché per vie centrali fa una fatica disumana a girarsi. Poi finalizza, ok, ma niente da fare. Per cui su Next Gen io lo trovo assolutamente inutile, oltre che costosissimo. Come voto gli do un 5, poraccio. Mi dispiace, ma il voto negativo è dato anche dal costo, quindi vi voglio in un certo senso disincentivare a sbloccarvelo per non farvi buttare i crediti, però assolutamente sconsigliato su Next Gen. Old Gen, il discorso cambia in parte. Su Old Gen, come sapete, i giocatori Vinicius, sta gente qua, rendono. Perché L1 più corsa, se sprint boostano, vanno via a campo aperto. Se vi sprint boostate bene, è bello rapido in accelerazione. Anche a campo aperto tende ad andare via. La finalizzazione, spesso io noto delle differenze tra Old e Next Gen a livello di finalizzazione. Anche in questo caso l'ho notato. Su Next Gen ha buttato dentro tutti i palloni che ha avuto a disposizione. Su Old Gen, onestamente, ho sentito molto quella poca potenza tiro, anche prendendo i timed da dentro l'aria, non partivano delle belle seggiate, dei bei tiri, quindi buona la finalizzazione. I passaggi sono quello che sono. Arriviamo al dribbling, l'agilità. Molto bene, si gira, si rigira, però qual è il problema? Che tutta l'agilità che lui ha viene falsata, annullata da quel body type e da quella forza inesistente.
Perché se voi vi trovate spalla alla porta su Old Jet e vi iniziate a girare su voi stessi, fai micro movimenti, però chiunque vi arriva da dietro vi sposta, vi trapassa perché è troppo leggero. Quindi ve ne fate ben poco, oltre al fatto che rimanete di base sempre sul posto perché ha un po' le gambette, il body type marcio. Quindi vi ritrovate su Old Gen un giocatore che può fare l'esterno, ma ci sono esterni molto più validi di lui. Non lo utilizzerei per vie centrali, volendo l'attaccante in un attacco a due lo può fare, perché se riuscite a sprint boostarvi evitando ogni tipo di contatto fisico con l'avversario andate via, però a test proprio liberi di sprint boostare, perché anche se avete nella vicinanza qualcuno, lui è come se venisse trattenuto, è come non riesce ad andare via perché è troppo leggero. Quindi, credetemi, poca roba nel complesso. Comunque, su Old Gen ha più senso. Lì come voto gli do un 6 e mezzo. Però comunque ve lo sconsiglio fortemente questo giocatore su entrambe le console, perché spenderci 300.000 crediti è follia. Anche se avete carte non scambiabili, vabbè? Parliamo di Bentancur. Allora, lui è una gran bella carta, almeno, scusatemi il gioco di parole, sulla carta, perché è 1,87 m, 4,5 m, normale, normale. Peccato per quel normale, normale, che secondo me ha un impatto importante su questa carta, e poi delle gran belle stats. Ora, lui è Simil Valverde, con una base migliore sia di body type sia di mosse abilità che di piede debole, ha dei passaggi assolutamente top. Tutto sommato è anche bello fast. Mi pare, voglio controllare per sicurezza, che sia anche lengthy con architetto. Quindi su next gen sopperisce bene a quella velocità, non delle migliori. Però il problema per me di questa carta è che è tanto valido mosso manualmente quanto poco presente in game quando non lo muovete voi. Credo che siano quei work rate che lo rovinano. Quindi, soprattutto su old gen, dove non usufruisce dell'Engity, quindi un po' di lentezza la si sente e c'è meno CPU, per me è un po' lento e soprattutto poco presente in game. Invece lo ritengo valido su next gen, però, per dirvi, gli preferisco, nonostante il limite di piede debole e stealth skill, Nu Valverde, che è molto più presente. Comunque, tutto sommato, è una buona carta. Per 30.000 crediti ci sta alla grande. Come stile intesa, architetto su Next, su Old un'ombretta. Come voto su Old gli diamo un 6,5, su Next Gen un 7. Parliamo di Mané. Lui, onestamente, mi aspettavo molto di più da questa carta su Old Gen. Questo sembra avere tutte le carte in regola per essere una sorta di Mbappé, no? L1 più corsa dovrebbe volare. C'ha pure abbastanza forza fisica, oltre che delle ottime stazze di velocità. Veloce, ma purtroppo non velocissimo, ahimè, su Old Gen. Gran bel finalizzatore, molto agile, rapido nello stretto. Insomma, è il solito Mané. Abbiamo provato tutti almeno una versione di Mané in questi FIFA, questi anni, e questo è il solito Mané. Per me non ci sono. Si sente la differenza col base, ma soprattutto su next gen, su old, non ho visto quasi nessuna differenza. Comunque, è un buon player. Ci spenderei 235.000 crediti. 200.000 crediti è un prezzo onesto, tutto sommato, per questa carta, che può fare anche la T, quindi si può mettere di partenza anche per vie centrali, poi si può linkare con Davis, con Goresca, ma è il primo che mi viene in mente, ed altri. Comunque è un buon esterno. Eviterei di metterlo attaccante se non in un attacco a due. Comunque un buon player. Non può diventare Lengthy per ovvi motivi, per cui gli si applica un cacciatore su entrambe le console. Come voto leggermente meglio su Next, gli do un 7 su Next, anzi un 7 più su Next e un 7 meno meno, anzi un 6 e mezzo su Old, perché per me questo su Old non corre come dovrebbe, però non è male, anzi, ed è onesto come prezzo. Infine vi parlo di questo Osimhen, che stava fino a ieri praticamente a scarto. L'ho provato,
Lui va fatta molto la distinzione next e old gen. Su old gen si sente un po' la troncaggine data dall'87 di forza, il 1,85 m, purtroppo limitato pure nelle mosse abilità, quindi negli sprint boost benino, a campo aperto bene, però fa fatica a prendere metri, però gran finalizzatore. Al contrario, su next gen è molto in meta, perché con il Lengthy, se lo lanciate, si può utilizzare alla Haaland. Prende un botto di metri, ha una grandissima progressione, anche l'accelerazione è top e pure la finalizzazione è eccezionale. Ovviamente quell'equilibrio e quell'agilità si sentono ancora di più su next gen, dove pure quelli più agili fanno fatica a esagerare. Però questo non è un giocatore con cui dovete stare lì spalle alla porta, dovete sempre attaccare la profondità. Però per essere a scarto è un giocatore pienamente in meta e anche a tratti divertente da usare, poi se siete tifosi tanti guadagni. Comunque lui ve lo consiglio su next gen. Super sub no, perché subentra senza il Lengthy, meglio evitare. Comunque come voto su next gen gli do un 7 e su old gen un 6, che su old gen personalmente non lo userei mai nella vita. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Salve e buon, alla prossima.